Ho visto un video che è una figata, dovete vederlo. Ovviamente vedetelo dopo il mio video. Parla del procrastinare. Intanto cominciamo a chiamarlo in un altro modo. È brutta da sentire, o no? È negativa. Proviamo a usare rimandare, posticipare. Sono già più carine. Ma poi, sto rimandare, è così negativo? Dipende. Io mi ritengo una persona abbastanza organizzata. Durante la giornata ne rimando di cose. Sbaglio? No! Semplicemente sono consapevole di quello che faccio. Li rimando perché so che posso rimandarli. Con questo non sto dicendo che rimandare sia una cosa positiva, anzi, per la maggior parte delle persone, la maggior parte dei casi, è una cosa negativa. Però voglio dire che anche una cosa negativa possiamo cercare di portarla a nostro vantaggio. Tornando un attimo al video di cui vi ho accennato all'inizio, Tim, il protagonista, insomma, di questo speech, raccontava insomma la sua storia dove fondamentalmente pianificava, poi ripianificava fino ad arrivare all'ultimo giorno, dover fare tutto l'ultimo giorno. E alla fine arriva con due concetti, secondo me, fighissimi. Uno è che ci sono due tipologie di procrastinatori. Uno è quello con data di scadenza e quello senza data di scadenza. Quello con data di scadenza è quello che di solito tutti si immaginano, ok? È quello che ha un compito in classe, ha un esame, qualunque cosa, e studia il giorno prima. Perché procrastina, procrastina, rimanda, rimanda, rimanda. Questo, se vogliamo, è gestibile in una qualche maniera. Cioè, comunque tu alla fine il risultato lo porti a casa. Poi c'è chi procrastina senza data di scadenza. Magari è un sogno, un desiderio che continua a rimandare. Questa seconda tipologia di procrastinatore è molto peggio della prima, se ci pensate bene. Perché comunque alla fine le persone in questa maniera qua, come dice lui, si sentono spettatori della loro vita. No, così non si può. Poi alla fine la seconda cosa è quella che ti mostra un calendario, il calendario della vita, pieno di quadratini. Ogni quadratino rappresenta una settimana della vita di una persona di 90 anni. E le caselle sono pochissime. Cioè, dovete vederlo in questo video. Sono pochissime. E se pensiamo che poi alcune le abbiamo già cancellate, sono ancora meno. È incredibile. Esagerato. Se vuoi prendere in mano la tua vita e non esserne solo spettatore, devi cambiare un po'. Devi farti amica la rimandite. Io la rimandite non riuscivo a sconfiggerla. E allora, cosa ho fatto? Ho detto, ok, boh, se un nemico non puoi sconfiggerlo, fatelo amico. E allora ho trovato un sistema per cercare comunque di rimandare le cose. Ma più consapevolmente. Al di là di cambiare il sistema di organizzazione come posso aver fatto io, quali possono essere i consigli che posso lasciarti per gestire un po' l'argomento rimandite? Tutto aiuta. Primo punto, programma le attività. È banale, è ovvio, ma va fatto. Fallo. Programmale. Metti una data su ogni obiettivo che ti poni, anche se la data non serve. Datti una data tra te e te. Secondo punto, attenzione alle priorità. Lo so, è un argomento difficile questo, è veramente complesso. Io stesso ho grosse difficoltà a capire se è meglio fare prima una cosa o è meglio farne un'altra. È meglio che guardo prima, Masterchef o X Factor? Non so decidermi. Il mio suggerimento è quello di scriverti da una parte, magari fai 5 bei post-it in cui scrivi le 5 cose più importanti per te nella tua vita, i 5 valori in cui credi. Quando sei indeciso se fare una cosa piuttosto che un'altra, guarda questi 5 valori e prova a vedere se queste due attività su cui sei indeciso rispecchiano i valori che tu hai scritto. Quella delle due che ne rispecchia di più, magari è priorità rispetto all'altra. Sicuramente ci sono guru, professori, persone che potrebbero spiegarti, diciamo, come scegliere le priorità in modo migliore di questo. Nei prossimi video vedremo alcune di queste tecniche. Però è quello che ho fatto io all'inizio. Terzo punto, premiati subito. Questo l'abbiamo già detto in altri video. Se riesci a fare una cosa senza rimandare, fai un festone, come fosse l'ultimo dell'anno. Quarto punto, il calendario. Ti ricordi il calendario che ti ho detto prima? Recuperalo su internet e stampalo. Ricordati sempre che quei quadratini continuiamo a cancellarli. Pian piano si cancellano. No, vabbè, io sto video non ce la faccio a farlo adesso. Dai, lo faccio domani quasi quasi. Dai, la vigilia di Natale, cosa faccio adesso? Zanfè, devi farlo. Fallo, dai, ci metti un attimo. Dai. Alla fine lo faccio.